Ok, allora io vi propongo questo esercizio di coscientizzare, cioè rendervi più coscienti di quali gruppi fate parte. Gruppi soprattutto di appartenenza che frequentate abitualmente. La famiglia ha delle dinamiche che vanno anche oltre quelle del gruppo che abbiamo detto. La famiglia può frequentare un gruppo di famiglie, un gruppo di amici proprio come famiglia, in quel caso quel gruppo. Oppure gruppi che voi frequentate per tanti motivi. I colleghi di lavoro possono essere gruppo e possono non essere gruppo, dipende se ci si vede anche al di fuori dell'orario di lavoro, se ci si scambiano anche cose personali, se si condividono anche altre cose. Se invece c'è solo il lavoro, non è un gruppo, è un'equipe di lavoro, è un'altra cosa. Rendetevi conto e fate una diagnosi di questo gruppo. Allora, su che cosa fonda la sua coesione? Su che cosa fonda il suo trovarsi assieme? A quali bisogni risponde questo gruppo, miei degli altri? A quali bisogni potrebbe rispondere? E sarebbe un guadagno per tutti e così via. Ecco, fatevi un po' questo lavoro attorno a voi. Prossima volta invece andremo a vedere i ruoli. Ci sono diverse categorie di ruoli affettivi, di informazione, di potere, di competenze, eccetera. Allora sarà poi tutto un bello andare a vedere in ogni gruppo quali sono i vostri ruoli, ma questo sarà il divertimento della prossima volta. Per questa volta i gruppi, su che cosa si fondano, a quali bisogni rispondono, che tipo di funzionamento hanno, e avete già da divertirvi. Si può ancora considerare gruppo una moltitudine di, veramente, ha parlato di Ok, 10-20%. vediamo i numeri del gruppo, vediamo. Allora, secondo i tipi di gruppo, perché un gruppo di tipo sociale può raggiungere alcune centinaia di persone, però un gruppo sociale di 300-400 persone ha già dei sottogruppi. Un gruppo invece psicologico può arrivare a 60-70 persone, già molto, però ha dei sottogruppi. Il sottogruppo è normale quando si passano le 8 persone. Passate le 8 persone si formano già dei sottogruppi. Cosa vuol dire? Che ci sono 3-4 che si trovano di più tra di loro, che stanno meglio tra di loro. E poi vediamo diversi tipi, no, di appartenenza. Comunque il sottogruppo non è qualcosa di cattivo, di brutto, che non dovrebbe esserci, no, no, è normale. Ci sono però delle leggi. Una di queste dice che i sottogruppi funzionano quando uno può passare da un sottogruppo all'altro tranquillamente, senza essere considerato un traditore da una parte e un convertito dall'altra. No. Puoi passare da un sottogruppo all'altro e non capita niente. Era una domanda, se no, volevo capire, parlavi sempre di gruppi di appartenenza, quando ci sono dei gruppi che, per un progetto, per esempio, Gruppi sociali, quello ecco, volevo capire la differenza, perché lì a volte si. che abbiamo detto. Il gruppo per un progetto funziona a tempo, perché deve risolvere quello. Se poi si trasforma in un gruppo psicologico, un gruppo con cui ci siamo trovati bene e continuiamo, allora non è più un gruppo in funzione del progetto. Il gruppo che si trova per vivere assieme, magari è anche un progetto, non so, vogliamo diffondere l'uso del gioco degli scacchi, vogliamo diffondere, però non è una meta fissa lo spettacolo di Natale, come dicevo, è una meta indeterminata, quindi è uno scopo del nostro gruppo. Invece il gruppo che ha un progetto si sente attratto, unito da quel progetto, una volta che il progetto è fatto, il gruppo non sente più il bisogno. No, pensavo a un progetto continuativo. Ma il progetto di diffondere gli scacchi è un progetto che resta e quindi va avanti. Cioè, Sì, ma è diverso un dal gruppo gruppo. di appartenenza. Può Cioè, non ho capito, non ho capito diventare bene. un gruppo di appartenenza se noi per diffondere gli scacchi ci proviamo tante volte e non parliamo, oppure abbiamo solo quel bisogno, quindi anche possiamo parlare sempre solo di quello,
ma quello ci basta, perché è il massimo dei nostri bisogni, il bisogno più grande. Risposto a questo, stiamo bene, stiamo tranquilli, allora è un gruppo di appartenenza ugualmente. Se invece serve solo per quello, poi io ho bisogno di partecipare ad altro per sentirmi, questa, pensate, è un gruppo politico che adesso va meno di moda, può essere, noi ci troviamo per sostenere quel progetto politico e basta. Oppure ci troviamo assieme, facciamo anche assieme delle cene, delle grigliate, delle passeggiate, discutiamo anche dei nostri problemi personali, allora è un gruppo di appartenenza. Ok, ognuno analizzi i suoi gruppi e non quelli del vicino. Statemi bene, arrivederci. Grazie.